Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un altro episodio della serie delle reaction, con uno dei video che penso sia il più cringe che abbia mai visto questo canale. Spero di non beccarmi una denuncia da questa persona, perché diciamo che già col video scorso ci siamo andati molto vicini. Grazie a Dio non è arrivata. Per ora non è arrivata, perché nessuno l'ha visto. Però prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Junkstore, il mio store, lo store che mi sponsorizza, dove potete comprare prodotto coreano. Trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. Se passate tramite il referral link e utilizzate il mio codice sconto, 1, ci avete lo sconto, 2, sopportate. Quindi grazie mille per chi butterà soldi. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force Wheel e Digimon, trovate il mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo a vedere di Digimon. Bene, ora andiamo subito. Ah, ovviamente ragazzi, c'è sempre Michele, eh? Andiamo a vedere il video di Bella Faccia TV. Allora, tu già cosa ne pensi? Io sono spaventato da quello che potremo andare a vedere, sincero. Sembra tipo... Diciamo, il mio avvocato. Non ho mai avuto modo di vederlo, questo tipo, neanche su YouTube. Neanch'io. Ma è un canale grande? Questo è l'unico video di Yu-Gi che ha fatto. E sono spaventato. Ho visto i primi 10 secondi e ho detto... Reacti. Arriviamo a 5.000 mi piace e in un prossimo video mi compro un box da 36 pacchetti. Allora, ragazzi... In Yu-Gi i box da 36 bustine non esistono. L'unico box, mi sembra, da 36 bustine è lo Star Pack o il Battle Pack. E non credo lui voglia comprare questo genere di box. O forse sì, perché sono i più economici, ma ok. Nel dubbio, supportiamo, perché comunque stiamo lucrando su il suo video. E mi sembra il minimo. 850 mi piace. Non vedremo mai un altro episodio. Posso dire che mi fa paura questa persona? Sì. Sì, Michele, puoi dire che ti fa paura. Perché anch'io sono spaventato. Come state? Spero tutto bene. Allora, avete mangiato? Siete pronti? Avete preso i popcorn? Io ho un pacco di biscotti. Non batte il palco. Sto mangiando un biscotto, visto che me l'ha chiesto. Incredibile box di carte di Yu-Gi-Oh! Sì, proprio questo qua che vedete, ragazzi. Oh, 12 minuti per aprire un tin. È un must del marketing. Box gigante. Sì. È enorme. Quanti sono? 3, 6, 9 pacchetti totali. Sì. Sì, 9 pacchetti. No, se vede che questo ha visto i video miei dove io faccio video di 40 minuti, quindi ha detto, ma lucriamoci bene. Sicuro che ha visto un video tuo, Cap, guarda. 100%. Proprio... È proprio... C'ha il follow. Guardate, con tante bustine addirittura. Guarda, gliene tiro fuori di più io dentro il cassetto. Perché ovviamente dentro questo box ci sono poche carte. E Bella Faccia ha aggiunto addirittura, solamente per voi, tutti questi pacchettini. Qua mi sento offeso, Però Cap, lui ha aggiunto 6 pacchetti per i suoi iscritti. Tu cosa fai? No. Quando fai gli unboxing, avrai aggiunto pacchetti a random solo per fare contento i tuoi iscritti? Tutti i pacchetti di MFC. Tiè. Arte povera. Mamma mia, c'ho pacchetti coreani ovunque. Dovrò raccoglierli dopo. Ma ragazzi, io ho 2 box, Di lasciare un super mi piace a questo video e se tu... Bella Faccia, l'ho già fatto, eh. Ragazzi, andate tutti sul suo canale a mettere mi piace, eh. Che a 5.000 like ci apre un box da 36 bustine. Ma voglio provare ad aprire anche le Yu-Gi-Oh! Perché a me da piccolino piacevano veramente tanto. Fatemi sapere qua sotto nei commentini se voi le collezionate, se ci giocate e se volete altri video di carte e di pacchettini di Yu-Gi-Oh! Vai, Cap, commenta. Cosa devo commentare? Sì, adesso lo prendi pure lo strike. Commenta se ti piacciono, se li collezioni e se vuoi altri video. Sì, mi piacciono, sì, le colleziono e assolutamente voglio. Sì, signor Bella Faccia, guarda quante carte di Yu-Gi-Oh! Dai, su, adesso. Se le collezioni. Io sono il king di questa cosa. Non si fida? Guarda quante ne ho. Guarda, tutte, pieno. Ne abbiamo altre. Questo è pieno, eh. Non la deluderò, signor Bella Faccia, guarda, non la deludo. Secondo lei, questo... Guardate che cazzo enorme che c'ho. Io colleziono, non lei è che apre un tin. Sarcofago d'oro. Questo sarcofago d'oro con tantissime carte belle. E quali sono le carte belle, signor Bella Faccia? Ce lo dica. E ovviamente se apriamo anche queste bustine. Di incredibili difensori. 1, 2. Sì, se sbusta la roba più early andiamo a casa sua, fa una retata, eh. Fatemi sapere comunque nei commentini chi di voi ha mai aperto questo sarcofago, eh. Ha ha ha.
No. Ragazzi, voi non fatelo, non fatelo. Sfido chiunque altro qua su YouTube ad aprirne 10 case, 120 tin. Ragazzi, oh mio Dio, tin della divinità del faraone 2022. Ok, un po' vecchiotto, però aspettiamo che escano quelli nuovi. Intanto ci apriamo questo. Sì, se Konami sponsorizza lui, io smetto di giocare a Yu-Gi-Oh. E fu così che a settembre non uscirò più. Questo comunque sia, me lo tengo perché mi piace un sacco. Qua dentro ci metto tutte le carte. Ok, tre bellissime. E poi ti piace il colore oro? L'elemento oro è giallo metallizzato. Sì, giallo metallizzato, oro, vabbè, grazie. Ok, apriamo il primo pacchetto. Ragazzi, da tantissimo che non... A te ha fatto ridere? A te ha fatto ridere? Sì. Battere. Dai, è carina. Ok, abbiamo il cinghiale. Abbiamo subito un cinghiale. Poi, bello. Chi è questo qui? Se già facevo fatica con i nomi delle carte Pokémon, indovinate in queste, faccio ancora più fatica. Smetti di sbussare i giochi di carte perché sei la rovina di questo mondo, No. Carpimonica, bello. È un orso con degli alberi. No. Ok, l'arciere patato abbiamo, molto bella. Io voglio però quelle brillanti, non mi importa di queste Schippa, qua. Dai. Poi abbiamo una campanella della bufera. Poi abbiamo Eda, la maga del sole. E poi bello questo qui, ragazzi. Sembra drago armato. È un cazzo. È un cazzo di mostro dell'archetipo Nesbia. Voglio chiamare drago armato. Esistono i draghi armati tuono che stanno sempre lì dentro. Ma questo non è un drago armato. Puoi dire, no, sembra un drago nero. Ah, no, non possiamo dire la parola nero. Entrambi hanno un drago nel nome. Oh, anche anatema del drago è un drago. Però anche le Dragon Maid sono ragazze con la coda. Livello 10. Albion, il drago ammantato. C'ero quasi, eh. Ok, andiamo avanti. Poi abbiamo una carta trappola. Questa brilla, ragazzi, eh. Ok, quindi quelle che... Incredibile, non me lo sarei mai aspettato che nei team ci fosse del pull rate confermato. Tipo, boh, due super, tre ultra e due secret. Brillano, sono rare, super, non lo so, come sempre. Ah, vabbè, ma poretto, lui non segue Yugi, cioè, ha fatto video totalmente a caso per le views. ok, pensavo che fosse l'erede di nostro padre Antoshow. No, Antoshow. Tu sei padre. Tre bestie abbiamo trovato, poi il libro della luna eclissi. Libro della lunare eclissi. Ce l'ho fatta, eh. Ti prego, una bella. Borg, iniziamo bene qua, eh. Vogliamo controllare quanto sta su Car Market? Così, per ride? No. No, ragazzi, sappiamo tutti quanto sta Borg. Come minimo 7 euro de base. Poi la tendenza è salire, poi. Ok, vediamo sotto. La carta trappola. Abbiamo, ragazzi, la predizione alfa. Secondo te, prima di fine video, capirà che il pull rate dei teen, di ogni pacchetto dei teen, è uguale? Però alla fine del video lo scoprirà. Speriamo che in fondo ci siano carte epiche. Epiche? Non so più che dire. Cioè, io posso essere veramente cattivo, vorrei... Sai tipo il Masseo che guarda il collegio? Sì. Uguale. Ma mi sto contenendo perché non voglio sfasciare la scrivania. E poi mi sembra cattivo demolirlo del tutto. Cioè, ho messo dell'impegno. Tipo, boh, un quarto d'ora per registrare il video e poi l'avrà editato qualcun altro. Do una mostro. Abbiamo un drago. Ragazzi, è la segreta? Non riesco a capire. No. Era la segreta. Oh mio Dio. È una parallel. Sì. Drago Rosarox, ragazzi. Era la segreta, dovrebbe essere, eh. Bellissima. Cioè, quanto è bella. Si riesce a vedere che brilla un sacco? Ok, poi continuiamo. Sotto abbiamo il giudice della barriera di ghiaccio. Molto carina anche questa. Poi abbiamo una carta magia. Continuiamo, andiamo veloce. Altra carta magia. Bello, una fusione, mia quanto è oscura e cattiva, eh. Proskenion abbiamo trovato. Da una parte abbiamo Dario Moccia, che per lui gli artwork della prima generazione sono incredibili. Dall'altra abbiamo Bella Faccia, che non sa neanche cosa sta prendendo in mano. E io in mezzo che dico, ma Dio mio, chi me l'ha fatto fare sto lavoro? Esatto. Perché non mi ammazzo? Io mi chiedo, lui ha detto che comunque è ancora fan del gioco, come fa a non sapere le rarità delle carte? Ci sta che comunque non conosci la prismatica, la collector, ma almeno la super e la ultra, riconoscerle mi sembra la base di una buona convivenza nella community, perché altrimenti prendiamo i forconi, veniamo a casa tua e ti bruciamo casa. Adesso, mamma mia, quanto sei cattivo.
Guarda quanto è carino. C'hai ragione, io ma lo devo fare, ho visto il mio target, è da 18-35, non è un target di bambini, devo essere me stesso. Non devo dire, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi, incredibile, spacchetteremo la nuova espansione Wild, la nuova espansione con i dinosauri. Yeah, non vedo l'ora di trovare i dinosauri. Io ragazzi, questo set fa schifo. Speriamo di trovare almeno la collector. Assolutamente. Speravo meglio? Forse sì. Ok, devo mettere da... Guarda, avrebbe fatto ridere se... L'ha capito. Speravo meglio, no. Ok, no, abbiamo il trick, l'ha fatto bene. Ha fatto il trick. Grande, bella faccia. La sto... Vedo che sta imparando col tempo. Ehi ragazzi, abbiamo battaglia, cartamasia. Abbiamo, bello, un XYZ, ragazzi. Buttala via prima che la vede Francesco. Un XYZ. Cioè, esistono delle fusioni XYZ, ma sono l'unione di X, testa drago, Y e Z. Questo è un XYZ. Qua le basi, le basi di una pacifica convivenza. Gliel'ho detto prima, No, ragazzi, guardate! Ma c'è del sushi sopra questa nave, Se l'archetipo, signor bella faccia, si chiama sushi o sushi nave, secondo lei, cosa c'è all'interno dell'artwork? Un cazzo enorme o del sushi? Poi, continuiamo ad andare avanti. Bello! Bellissimo, un altro XYZ! Materiatore Gigaboards! Ragazzi, ma è fantastico! Andiamo avanti perché a breve ci saranno le carte belle. Cazzo, cazzo, prima hai detto che quello è un drago armato, la carta magia drago armato. Schifo, che schifo. Ok, lieve gemella, lilla, dolcetto. Ok, un lieve. Più semplici no, Yu-Gi-Oh ti facevano schifo. Si chiama, nella lingua comune dei duellanti, Light Twin. Comunque, bellina, se vogliamo spezzare una lancia a suo favore, i nomi veramente fanno schifo. Cioè, ultimamente li stanno fa sempre più lunghi a caso. Sì, sì, no, su quello sono completamente d'accordo. Light Twin, Stella, Linda, sorella, Dolcetto. Ma devono mettere prima tutto il nome dell'archetipo, poi il nome della carta, in modo tale da poter combinare le cose nell'effetto. E sotto abbiamo pericolo. Perturbazione, disordine. Sotto! Oh mio Dio! Oh. Oh mio... Ha riconosciuto una carta forte? Non ci credo. Io secondo me perché ha visto un mostro grosso. Dio, questa forse un vale sasso. Un po', Questa forse vale un po'. Bravo. C'è un sesto senso che funziona. Il virus a 8? Ultra Latin? Sì. Perché attualmente se gioca. Ma che cazzo dici? Ti giuro. Ma ce l'ho tipo 8. Letteralmente. Sì, sì. Nibiru, ragazzi. Guardate quante stelle che ha. 3000 d'attacco e 600 di difesa. Sotto c'è un'altra, Sotto c'è un link, una magia, Ok, Nibiru pensa che penso che un pochettino valga, ragazzi, Cazzo, tra le due ha capito che è Nibiru che vale. Ride perché ha comunque più sesto senso di Mangaka che ha vinto. No, no. Signor Mangaka, le vogliamo bene, ci scusi per le gag, ma ogni tanto ci vengono dal cuore. Mio padre. Sì, sempre. Io purtroppo non so quanto valgono, non so i prezzi, non so nulla delle carte di Yu-Gi-Oh. Ok, onesto. E allora che ci fa fare onesto, un opening di Yu-Gi? Scusi, ce lo faccia sapere lei. Sto avendo fortuna? Non lo so. Non lo so nemmeno io. Ok, iniziamo subito, ragazzi. Un dragone. Poi un bel pesce, una carpa rossa volante. Non poi, è bella che tipo sushi. Questo qui. Molto bello, è un rituale. Ok, poi trappola. Cioè, per lui mostro. Le carte sono belle se non sono mostri con effetto, praticamente. Comunque, si chiamano B-Trooper questi. Nomi difficilissimi. Un altro link. Bello, un sincro. Un dragone, il cavaliere. Ok, continuiamo ad andare avanti, ragazzi. Il cavaliere. Abbiamo macchina, un demone, un drago. Drago armato tuono, livello 3. Bellino questo, Poi, oh mamma mia, le sorgenti. Grande signor bella faccia, finalmente se ne è pronto. Ci vorrebbero ora, delle sorgenti. Poi sotto abbiamo ZS. Verissimo. Armato. Ti prego, qualcosa di buono. Ok. Ma che nome è, ragazzi, quello? Ma come cavolo si legge? C'è chiocciola, cos'è? Adesso ci sono anche le mail. Non faceva ridere. Sono gli Gnister, mio caro bella faccia. Non farò nessuna gag. Che sotto c'è qualcosa di buono? Un link? Un link! Oh, questa Lina. È carina. Bella, carina. Carina. E è. Poi, è la topa. Attenzione, attenzione, no. Attenzione. Ce ne sono altre belle, C'è un XYZ. Bello! Dragon Lodola! Bello! Bellissima! Fortissimo! Signor Michela, quanto sta? Tipo 50 euro? L'ultima volta che ho visto sul market mi sembra che più o meno la cifra era quella, Sì. No, ti piacerebbe. Almeno 80. Davvero, l'ho venduti tutti.
Peccato. Vale. Bella carta, è sotto per finire una carta magica. Ok, abbiamo finito i pacchettini dorati. È una carta magia terribile. Comunque è stato veramente sfigato Preto su quel team. Ma almeno, cazzo, almeno i team buoni sono andati a chi gioca. I team con la roba veramente interessante tipo Prosperity, diamole ai giocatori veri. E se li apriamo, ragazzi, proprio così, vediamo un pochettino quante carte ci sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Non so come devo fare il trick. Wow, mio subito Dio. Rara, abbiamo trovato una carta magia subito rara. Subito rara, e il mazzo, il pacchetto è composto di solo rare. Ok, un'altra rara. Armeria nascosta. Sono tutte rare. Questa brilla forse, No. Questa non brilla. È rara. Ok, un'altra magia. Un'altra magia rara. Oh, bellissimo. Beh, dai, che bello, il serpente del cielo. E sotto, rivalità, una carta trappola. E poi, bellissima questa. Oh. Oh mio Dio. No. Ma è fantastica. XYZ. È super. Expirole, felicità. Non mi ricordo quali sono le ultra, ma... Se non ricordo male sono due mostri con effetto. Due o tre. E quindi ok, l'importante è che non abbia cadere più. Io però non so se sto trovando carte. Aspetta, aspetta, l'ho trovato. Quindi ho bisogno del vostro aiuto. Quanto ragazzi. Sta? A quanto sta? Sto controllando subito. Ma sa che sta parecchio. No, sì, io spero che non sia quello ultra, perché non riesco a riconoscerlo. Ah no, scherzavo. È super. Sì, è super. Ok, no, per un attimo ho avuto un dubbio. Meglio, dai. Mi sento già con le palle in gola. Ragazzi, tanti commentini, Ok, l'ultima quindi è quella bella. Allora, danza della purificazione. Poi, un'altra magia. Rinascita XYZ. Truppa della carta! Bella questa, mi piace. Truppa della carta mi piaceva un sacco. La usavo nel mio deck, ragazzi. Truppa della carta. Poi, abbiamo Roland. Bello, a me mi è sempre piaciuto un sacco come artwork. Stupidissimo, vero. Poi abbiamo una carta... Una carta Mikanko super, va bene, ok. Ho preso questi pacchetti perché erano gli unici che c'erano in edicola, ragazzi. Cioè, gli unici che c'erano, quindi ho preso questi. Ok, preparazione dei riti. Allora, magia. Vorrei dire una cosa. Signore di Konami, perché in un set con le collector mi mettete preparazione dei riti e poi, adesso che esce il set successivo con le collector a questo, ci rimettete preparazione dei riti rara? Capisco che ci siano dei rituali all'interno del set, tipo l'archetipo hamburger affamato. No. Parliamo di quello nuovo. Però non mi sembra una cosa geniale rimetterla di nuovo, perché se non sbaglio è la terza volta. Quindi capisco che preparazione dei riti ha poche print. Però penso che adesso ne abbiamo abbastanza. Non vorrei più vedere reprintata questa carta per i prossimi 10 anni. Rinascita doppia. La mappa. Ok, mappa di Pirirest. Se mi diceva che era una bella carta, ci stava. Abbiamo la benedizione ancora. Importazione XYZ e poi salvataggio. Asso fuoco motore. Carina, carina però. Escono i supporti, se non ricordo male, nella prossima espansione. Ha capito che fa schifo. Guardalo, è veramente distrutto. Aspetta, se ne rende conto, perché c'è una super in ogni pack, è come le rare. Le rare ce ne stanno, ce stanno sempre, quindi non è quel pool bellino. È un pool de merda. Possiamo trovare qualcosina di meglio, Possiamo trovare qualcosina di meglio in questi pacchettini. Vediamo un pochettino il prossimo. Ok, rimozione di limite. Anche questo usavo, mi piaceva un sacco. Truppa della carta. Comunque qua si può fare un bel deck macchina, ragazzi. Bel deck macchina. Due carte. Due carte macchina. Di cui una magia. Due truppe e un rimozione di limite. Poteva dire, oh cavolo, forse qua riesco a montarmi un mazzo fuoco, visto che ci sono gli Infernobel. Ci può stare. Ma un mazzo macchina mi sembra un po' tomasce. È guerriero. Di nuovo mappa. C'è la space. Memoria felice. Che carino. È e rara. Sotto abbiamo un Link. Isolde, ragazzi. Metti il tampo perché ha beccato Isolde, che è una carta bellina. Quindi un vero giocatore non beccherà Isolde. Vediamo se troviamo qualcosa di buono. Dai, forza. La spada, doppio taglio. Poi contenimento. Poi sotto Rondo. Oh mio Dio. Esiste Collector, ce l'ho. Benedizione un'altra volta. Salvataggio Asso Og. Rinascita un'altra volta. Dai. Sotto. Bella. Porca troia. La beccata. Controlla subito quanto sta. 32 euro minimo. Porca troia. Porca. Parte da 32. Signori giocatori, Cruca. In italiano? In italiano la prima sta 36,90 played. Aspetta, Come vuoi, sta proprio male. 40. Ah.
Tocca mettermi in piedi questa cosa. Signori giocatori competitivi, mi dispiace. Se abitate nella zona del signor Bellafaccia, non tentate di sbustare roba pure lì, perché ormai se l'è intascata tutta lui. So che è un brutto momento, però mi stringo a voi. Vi capisco. È come quando scopri che Tuberanza è sempre marchigiano e nelle opening ha trovato della roba buona che non posso aver trovato io. Io andrei avanti e piangerò internamente. Ma questa secondo me vale un pochettino. La mia amica Purley. Che... Oh, un pochettino, due comunque. Un pochettino, ti sei ripagato l'opening, maledetto. Questa è super, dovrebbe essere super questa. Allora, signor bella faccia, allora ce l'ha con me, si diverte proprio a provocarmi. Allora, le super sono quelle che ha trovato nel set, che si trovano in ogni pack. Le ultra sono quelle, e quelle che trovavano i teen sbrilluccicose, non sono secret, sono prisma, cioè, sono parallel. Impari, la prossima volta faremo un opening insieme e le insegnerò a sbustare la merda, perché non può prendersi la roba buona dei giocatori che credono di poter sbustare la roba purely per potersi montare il mazzo. Il problema è che lei l'ha sbustato quando c'è stato l'hype, non quando quella carta costava 6 euro. Andiamo avanti che fra un po' mi si ferma il cuore. Carta. Non sei male, eh? Ultimo pack. Io credo nel cuore delle carte. Io ci credo. Allora, se il cuore delle carte adesso gli dà un'altra carta purely, ragazzi, vi giuro che smetto di duellare. Non vado al Nazi. Se ci sono già stato, non andrò al prossimo ICS. Credo nel cuore delle carte e oggi troverò una bella carta. Preparazione. Poi, carta trappola. Magia. Trappola. Magia. Rinforzi dell'esercito sotto. Bellino. Abbiamo trovato la bellezza. Che carine queste carte, molto pucciose. No, 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 cappe, no, no. Ragazzi, a breve, nuova reaction a un video opening di Bella Faccia. Ricordatevi di iscrivervi al canale Discord e suggerire altri video da reagire. Ah, è vero, ragazzi, in descrizione c'è Discord, in descrizione c'è pure Telegram, e se trovate roba cringe, giratecela, perché noi su sta roba sguazziamo e a voi piacciono un sacco. Guarda, io vedrei un attimo i commenti per capire un po' il pubblico come lo considera. Sì. Bella Faccia, sei il miglior YouTuber per divertimenti d'Italia. Grande Bella Faccia, così noi tuoi fan arriveremo a 300.000 iscritti. Quell'H sulla A dice tutto su chi ha fatto commento. Le carte che hanno il loro nome d'oro sono rari, e anche quelli che brillano in basso, dalle carte con il nome fatto d'oro si può trovare delle cose bellissime e super utile. Adoro il Duel Monsters, ci gioco ancora. Mi piace queste carte. Ma io non capisco, ma è bot? No. Sono palesi bot? No, sono persone analfabete. Fortuna che io ho un altro target, sono molto contento di non essere per bambini e ringrazio Dio di non esserlo, perché sennò ci sarebbe un problema di fondo. Sono un grandissimo fan di Yu-Gi-Oh! YouTuber migliore dell'universo. Bernard Owusu. Amo le anime. Sì, Bella Faccia spacchetta di più Yu-Gi-Oh! Di Yu-Gi-Oh! Con la GH. E io sarà il nuovo meme del canale. No, Yu-Gi-Oh! Qua chiedono Pokémon. Puoi continuare con i Pokémon? Giusto, metti mi piace. Se noi vogliamo Yugi, cazzo, dopo come tiriamo a campare? Bella faccia, mi lasci un cuore, ti amo. Lasciate più like. Questo sì, ne vogliamo altri. Questo è uno che ne capisce, io metterei like. Bella faccia, ti prego non aprire carte di Yu-Gi-Oh! Perché sennò non porterei più carte di Pokémon. Metti mi piace Maria Foti. Yu-Gi-Oh! Migliore di Pokémon, niente da fare. Mio padre. Simone, sei nostro padre, ti aspettiamo sul canale. 1.000 euro dove sarà? E non ha mai parlato di soldi, quindi ok. A caso. Sì, bella faccia, ma io non lo conosco Yu-Gi-Oh! Come ti permetti di farci un video se Samuele Anastasi non lo conosce? Un grande spacchetta di più Yu-Gi-Oh! XY, no, XYZ si dice, per chi ama Yu-Gi-Oh! Oh, ha commentato pure Mbappé. Ah, mio padre. Comunque, non vorrei dire, però secondo me sperava di fare 100k come con Pokémon. Però Yugi è un gioco morente, quindi mi dispiace signor Bella Faccia, ma non può farci tutti questi soldi. Io sono felice di aver fatto questa cosa. Spero che il nostro pubblico apprezzi e che faccia sapere a Bella Faccia che vogliamo altri video. Signor Bella Faccia, allora, glielo diciamo noi direttamente. Se lei vede questo video, la cocceremo sulle opening, che qua lei sta parlando con un opener professionista, Qua abbiamo spacchettato di tutto, da italiano, giapponese, inglese. Truco.
No, Crucco, abbiamo tante carte ma non abbiamo ancora spacchettato in Crucco. Ragazzi, 10.000 like, spacchettiamo in Crucco, No, 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 il Crucco non è la lingua degli dei, no. Ma 10.000 like, per 10.000 like mi spoglio nudo, nel senso, parliamone. Ok, 10.000 like e Cap si fa bannare da YouTube perché fa il prossimo video nudo. Va bene, detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.